Le tessere comando di iCode sono tantissime. Durante le prime esperienze, una ha incuriosito particolarmente i bambini, la tessera che permette di inserire registrazioni audio. Attraverso l'inserimento della tessera nella stringa di programmazione si possono registrare narrazioni, parole, suoni, canzoni, insomma tutto quello che può arricchire l'esperienza di coding narrativo. Può essere introdotta in proposte semplici come nominare ogni azione fatta dal personaggio, oppure in progetti più complessi che si sviluppano in diverse giornate e che coinvolgono tutto il gruppo sezione, come la registrazione di una canzone. Questa esperienza prevede diverse fasi: la creazione degli sfondi dei personaggi che sono stati disegnati dai bambini, l'acquisizione attraverso l'app e la registrazione dell'audio. Dopo aver disegnato sfondi e personaggi legati ad una frase della canzone, i bambini decidono insieme quale percorso compie il personaggio e lo programmano utilizzando le tessere. La registrazione audio viene inserita alla fine. I bambini decidono di cantare insieme la strofa scelta. Rosso, rosso, il cane che salta nel fosso. Rosso, rosso, il cane che salta nel fosso. La storia iniziata dalla canzone evolve e i bambini decidono di aggiungere una nuova narrazione. In questo caso la tessera audio è stata usata per raccontare l'arrivo del personaggio in una determinata meta. Miam miam, sono nel posto giusto, ho voglia di un bel gelato. L'ascolto dell'audio diventa un momento molto atteso che definisce l'arrivo e la fine del percorso programmato. Gnom gnom, sono nel posto giusto, ho voglia di un bel gelato. Riascoltare le proprie voci e quelle degli amici è una scoperta entusiasmante che genera momenti di grande divertimento e complicità nel gruppo.